Ancora controlli al porto di Catania contro la pesca illegale da parte degli agenti del commissariato Borgognina. Controllato in particolare un natante da diporto privo di segni contraddistintivi, la regolarità del peschereccio con a bordo un soggetto intento a maneggiare una lunga rete da pesca. L'uomo è risultato privo di licenze e operava in nero, cioè in totale inosservanza delle norme in materia fiscale. I poliziotti hanno ispezionato il natante e sequestrato le reti da pesca lunghe 100 metri, rendendosi necessario anche l'intervento di una motovedetta della Guardia Costiera. Dopo aver appreso del sequestro del materiale da pesca, il titolare dell'imbarcazione è andato in escandescenza e si è formata una ressa di persone tra conoscenti e parenti che hanno reso difficoltose le operazioni di polizia. Per questi motivi l'uomo è stato anche indagato in stato di libertà per il reato di oltraggio, oltre ad essergli contestato l'illecito amministrativo e la relativa sanzione pecuniaria di 1000 euro per la detenzione di attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente. Alla vista della polizia, inoltre, diversi pescherecci abusivi si sono dati alla fuga.